Sono decisioni che sono inconcepibili per l'autonomia trentina. Noi applichiamo le leggi, lo facciamo regolarmente, ci comportiamo rispetto alle norme vigenti, dopodiché arrivano sentenze sempre del Consiglio di Stato con percorsi del tutto originali rispetto alla prassi ordinaria, e che anche questa volta sono contro il sistema dell'autonomia trentina, sono contro la convivenza tra l'uomo e i grandi carnivori, sono contro l'agricoltura di montagna. Noi queste decisioni non le possiamo accettare, queste decisioni mettono a rischio la sostenibilità del nostro sistema, mettono a rischio la sostenibilità della nostra agricoltura. E mettono a rischio anche la fiducia nelle istituzioni. Non è possibile che il TAR di Trento, anche questa volta, dia ragione alle nostre azioni e un'altra volta il Consiglio di Stato, negli uffici romani, lontani dai nostri territori, dove non capiscono le problematiche dei nostri territori, sempre questi uffici romani ribaltino le decisioni dei tribunali amministrativi di Trento. Ormai sembra una totale discrasia nella giustizia amministrativa, che non è accettabile dall'autonomia trentina. Ne va anche dei percorsi corretti di istituzionali all'interno dei rapporti tra i nostri territori.